Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebilibo 00, capitolo 49. Mi salì un infarto. C'era Giulia che mi guardava con aria stressata. Matteo, posso parlarti? Sì, Giulia, ma la prossima volta cerca di non farmi prendere altri infarti. Mi portò in mezzo al bosco, quel bosco dove Est ha ucciso Christian, anzi, dove Giulia l'ha ucciso, impossessandosi di Est. Che devi dirmi? Lo so che ormai te lo dicono tutti, ma devi trovare indizi. Senti, ma se mi racconti tutto te? Tanto sai già tutto. Non posso. Ma perché? È difficile da spiegare. Che c'è? Mi hai portato qui solo per dirmi di trovare indizi? Bah, me ne vado. Mi girai e feci per andarmene. Aspetta, ti dico una cosa. Spero tanto che tu la capisca. Cerca le risposte dove hai trovato le domande. Ma che cazzo significa? È palese quello che ti ho detto. Non posso dirti altro. Ciao. Sono confuso, sono stressato, sono esausto. Ma che palle di situazione. Mi incamminai verso casa e andai a farmi una doccia. Uscii dalla doccia, mi vestii e decisi di guardarmi un film horror. Teo, ma dove sei stato? Era a fare una passeggiata, perché? Potevi avvisarmi, sarei venuta con te. E Sara la lasciavo da sola? Veniva anche lei? Volevo camminare da solo. Va bene. Posso guardare pure io questo film? O devi guardarlo da solo? Est, non ho voglia di litigare. Ho solo fatto una passeggiata di merda, cazzo. Se vuoi guardati questo film, se no pazienza. Va bene, che film è? L'esorcismo di Emily Rose. Ma non è horror. Non hanno scene da cagarti addosso. È una storia vera e se lo guardi ti vengono i brividi. Le storie vere sono le più terribili. Se lo dici te, iniziamo a guardare il film e alla fine dove fa vedere l'esorcismo. Vidi Est distogliere lo sguardo. Meno male che non fa paura. Non ho paura. Ho mal di occhi e non riesco a guardare lo schermo. Non arrampicarti sugli specchi, fifona. Si arrese e si sdraiò addosso a me e come due bambini ci addormentammo.